tutti abbiamo visto allora la decisione di Gesù di partire e ritornare in Giudea, nonostante le minacce, ecco, il pericolo di essere lapidato oppure di essere consegnato all'autorità religiosa. Il testo precedente con, si conclude con quella bella affermazione di Tommaso che dice andiamo anche noi a morire con Gesù. Ecco, corriamo anche noi questo rischio. Erano, erano decisi gli, gli apostoli, anche se poi quando arriva la prova cadranno, però c'era un grande, un grande amore verso il loro Maestro. Come vediamo oggi, come vedremo oggi l'amore che c'era tra Gesù e tra questi tre fratelli, ecco, ne abbiamo già visto quei verbi in greco nella pericope precedente e, e oggi vedremo la risposta di Marta e eh, nella pericope successiva, cioè successiva l'incontro di, di, di Gesù qui invece con Maria. Allora Gesù venendo lo trovò che era già da quattro giorni nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme circa 15 stadi. Molti giudei erano venuti da Marte e Maria per consolarle per il loro fratello. Allora Gesù trova Lazzaro morto da quattro giorni vuol dire che era già in putrefazione infatti, poi sapremo dal testo che mandava cattivo odore. E lo dirà la sorella. E... E arrivano a Betania, ho già spiegato dove è Betania, è lungo la strada che da Gerico, la vecchia strada. Oggi c'è il muro, ma una volta c'era la vecchia strada che da Gerico saliva a Gerusalemme. Si passava a piedi da Betania, che era poco distante: 15 stadi, eh, la stadio è una misura romana di lunghezza. Sono circa 190 metri, 15 stadi sono poco meno di 2 miglia da Gerusalemme. E allora la casa dei tre fratelli era molto vicina a Gerusalemme, perciò molti giudei eh, conoscevano questa famiglia e andavano da Marte e Maria per consolarle del loro fratello. Erano una famiglia pia, conosciuta anche dai giudei è probabilmente stimata dai giudei lo si vede eh, dal fatto che molti andavano a consolare le sorelle del morto, del defunto. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Disse dunque Marta a Gesù Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, ma anche ora so che qualunque cosa chiederai a Dio, Dio te la concederà. <ride> allora, qui c'è la scena di Marte e Maria, ricordiamo l'altro passo famoso, ecco, Mar che, dove c'è la risposta del Signore che dice... Marta, Marta, tu ti preoccupi di molte cose, ma una sola è la cosa che, che importa, il più importante. E allora pensiamo sempre in modo molto banale <ride> a Marta, la donna d'azione, invece Maria che sta seduta in casa, più contemplativa oppure un po' anche più... Eh, meno, meno proclive al lavoro, ecco questa è l'interpretazione banale. Più banale che ci sia, eh, di, di, di queste due sorelle, che erano un po' diverse l'una dall dall'altro eh, come carattere. Marta probabilmente ud udì che arrivava Gesù e gli andò incontro a piedi perché Gesù era vicino a Betania e allora. Probabilmente questi giudei che erano andati a consolare le sorelle gliel'avevano detto che Gesù stava arrivando. Maria invece era seduta in casa. Ecco, Giovanni ci vuole solo dire che ci vuole dare un'anteprima, diciamo così, della, della scena dove vediamo prima, oggi, in questa pericope, l'incontro tra Marta e Gesù. E nella pericope successiva vedremo l'incontro di Gesù invece con Maria. E mi sembra questo il, segno, il senso del testo, ecco, senza andare a fare delle, delle considerazioni che mi sembrano abbastanza banali. E la domanda di Gesù è. La scusate, la domanda di, Maria, di Marta eh, è una richiesta molto giusta. Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ecco, si immaginava sempre, tutti pensavano che fosse eh, necessaria la presenza di Dio prima della morte, perché dopo non si poteva più fare niente. Così l'abbiamo visto anche nel passo del funzionario regio al capitolo 4 che, che insiste con Gesù perché vada a casa sua a guarire il figlio che stava morendo. Eh, però Marta dice anche un'altra cosa al versetto 22 che dimostra la sua fede. Ma anche ora... So che qualunque cosa chiederai a Dio, Dio te la concederà. Allora Marta conosce il Signore. E sa che tra Gesù e il Padre, Dio Padre, c'è un'unità, un ecco, c'è una, una predilezione speciale per Gesù, perché Gesù è il Figlio e... E quindi nonostante che Lazzaro sia già morto da quattro giorni, Marta crede che qualunque cosa Gesù chieda al Padre, il Padre gliela concede. Questo guardate che è una fede molto grande. Però vedremo che Gesù chiederà anche a Marta un, un salto di fede. Con una prova di fede ancora, ancora superiore. Poi spiegheremo alla fine che la fede non è un'acquisizione un definitiva, non lo è mai. Eh, rispetto alle prove della vita eh, dobbiamo sempre pensare che il Signore ci. Ehm, ci chiede sempre di un passo successivo, specialmente rispetto alla fede. E Gesù le dice: Tuo fratello risusciterà. Allora Gesù dice invece la, la parola decisiva, è come se le dicesse: Hai ragione, Dio me lo concederà e tuo fratello risusciterà. Come fa Gesù eh, a dire una cosa del genere di un morto di quattro giorni? Anche Gesù esprime qui la sua grande fede. Dobbiamo pensare alla fede anche di Gesù oggi, nella, i critici, anche i teologi cominciano a parlare della fede di Gesù perché era un uomo come noi. E. Dopo tanti secoli si è sempre pensato che Gesù non avesse bisogno di niente, che fosse una persona incrollabile, insomma, ma qui Gesù annuncia il miracolo della resurrezione e non è poco. Eh, sappiamo dal Nuovo Testamento che Gesù è autore e perfezionatore della fede, lo abbiamo già detto altre volte e quindi anche lui viveva di fede. E qui non ha una visione di Dio o una risposta dal turbine. Eh, Gesù crede in quello che dice Marta, eh, di, sa, sa, cioè crede sa benissimo che qual, qual, qualunque cosa Gesù chieda al Padre: il Padre gliela concederà. Marta aveva ragione. E Gesù si mette a rischio. Ecco, proviamo a calarci nella sua posizione, ecco, dire una cosa così puoi andare al cimitero e dopo se non risorge uno fa una figura barbina, ecco, non è tanto banale è la realtà, e invece Gesù con la sua fede poteva dire tuo fratello risusciterà e sono diversi i miracoli dove Gesù annuncia il miracolo e poi il miracolo avviene. Sono tantissimi che esprimono la sua fede enorme. Ecco, Gesù ha potuto fare tutto quello che ha fatto perché aveva una fede enorme e anche lui ha dovuto fare il suo cammino. Eh, come tutti i bambini, ecco, imparano la fede un po' dai genitori. Poi, infatti il Vangelo di Luca ci dice che anche Gesù ha avuto una crescita, dice cresceva in sapienza, età e grazia. Ecco, anche lui ha fatto il suo cammino di fede eh, 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 ed è arrivato al, al punto, al momento del suo ministero dove Gesù ha una fede eh, enorme, incrollabile, nessun uomo ha mai avuto una fede così grande come l'uomo Gesù. E allora quando Gesù dice a Marta, tuo fratello risusciterà, Marta le rispo gli risponde, Marta gli, di, le di, gli dice, so che risusciterà la risurrezione nell'ultimo giorno. E ecco qui c'è un... Eh, un fraintendimento, perché Gesù voleva dire tuo fratello risu risusciterà adesso. E Marta qui eh, eh, pensa alla risurrezione dell'ultimo giorno, quella che avevano predetto i profeti eh, tanti secoli prima di Cristo. Ecco. Quindi Maria non è, non comprende la parola di Gesù, oppure le manca quel po' di fede per, chi, per credere alla parola di Gesù, tuo fratello risusciterà subito, ora. Eh, e Marta eh, invece eh, dice, sì, so che ci sarà la risurrezione dell'ultimo giorno, mio fratello risorgerà. Invece Gesù voleva dire qualcosa di più. Ecco, qui non è che ci sia una mancanza di fede, però, certo, eh, proviamo a calarci adesso nei panni di Marta. Ecco. Bisogna avere una fede così grande. Provate voi ad andare anche da un carismatico a chiedergli una cosa del genere: e, insomma, è una cosa che va al di là questa risurrezione al di là di tutte le aspettative umane, un, un defunto che era da quattro giorni nel sepolcro e che già cominciava a puzzare. E guardiamo un attimo queste promesse, queste profezie della risurrezione, ne vediamo alcune eh, che, a cui eh, Marta allude. Ad esempio Ezechiele 37 dice Dio, ecco io apro i vostri sepolcri, vi risuscito dalle vostre tonde, o oh, oh, popolo mio, e vi riconduco nel Paese di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tonde e vi risusciterò dai vostri sepolcri, o oh, popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete vi farò riposare nel vostro paese, saprete che io sono il Signore, l'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore Dio, Ezechiele 37, 12-14. Leggiamone un altro di Daniele che abbiamo già letto precedentemente. Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni alla vita eterna e gli altri alla vergogna e per l'infamia eterna. Ecco allora si potrebbe dire che Marta, eh, eh, considerando queste profezie antiche sulla resurrezione, eh, voglia dire a Gesù che, eh, che Lazzaro sarebbe destinato, sarebbe stato destinato alla vita eterna, eh, probabilmente le bastava quello, so che risusciterà alla resurrezione dell'ultimo dell giorno, cioè è eh, 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 come, come se dicesse so che mio fratello ecco, andrà in paradiso, ecco, vuol dire così più o meno. E Gesù le risponde, non, non gli dice eh, io, eh, risusciterò eh, appena arrivato a casa tuo tuo fratello. Gli, gli interessa fare, fare a Marta un cammino di fede ecco, per arrivare a una fede molto alta. Credere a queste cose, a questi prodigi, è una fede molto alta. E a Gesù piace molto la fede. Quando fa dei complimenti a qualcuno, rarissimi, sono sempre per la fede. Donna, grande la tua fede! Ecco, qualche volta sentiamo queste espressioni di Gesù molto rare. Gesù le vuole fare, fare a Marta un cammino di fede sulla sua persona, come abbiamo visto che cerca di fare con i Giudei e anche con gli Apostoli, perché Gesù sapeva bene di essere il Messia e che tutto dipendeva da Lui, di essere il grande mediatore tra Dio e e gli uomini e quindi che la salvezza in tutta intera passava da lui e per questo che Gesù insiste sia con gli amici, sia con le sorelle, sia coi discepoli, sia coi giudei, sia coi con i galilei. E, e insiste nel, nel farli arrivare di fargli fare un cammino di, di fede sulla sua persona e vuole farli arrivare, come vedremo dopo, a a una qualifica della sua persona che sia veramente di, altro, di alto profilo dal punto di vista della fede. Gesù le disse allora, io sono la resurrezione e la vita, chi crede in me anche se muore, vivrà, chiunque vive e crede in me, non morrà in eterno. Credi questo? Vedete che, l'ho appena detto adesso, è una, una parola che Gesù dice per accentrare la sua figura come il vero salvatore. Il nome Gesù in ebraico, Yeshua, vuol dire salvatore. E noi siamo salvati per mezzo di Gesù che è il mediatore il fra Dio e gli uomini. Quindi Gesù era costretto, anche se, lo, se non lo farà fino alla fine, manifestamente, era costretto a rivelare in tanti modi, attraverso la Sacra Scrittura, degli accenni, eccetera, la sua persona divina, la sua, persona, la sua identità messianica. E infatti a Marta le dice, io sono la resurrezione e la vita. In altri passi dice io sono la via, la verità e la vita. Oppure dice io sono la luce del mondo, io sono il buon pastore. Quante volte abbiamo sentito eh, parole del genere quando Gesù vuole non tanto affermarsi a, a livello umano rispetto agli altri, ma per, per convergere la fede anche su di lui e non solo su Dio. E qui ci riesce con Marta, è il Signore della vita. Chi crede in me, anche se muore, non, non vivrà. Vedete questa espressione? Chi crede in me? L'ho già detto prima. Quanto ama Gesù la fede in Lui? Perché se c'è questa fede, Gesù può fare tutto. Se, se abbiamo fede, Gesù può agire, se non abbiamo fede. Può agire lo stesso, ma noi non, non lo capiamo, e allora siamo come degli animali bruti che non riescono a capire quello che succede, non sanno niente. E invece, avere, credere in Gesù fermamente a questo livello, ecco, ci può portare alla vera, alla vera vita spirituale e alla vera entrata. Nella, nella sfera del regno di Dio anche per noi perché Gesù non è più eh, tra noi fisicamente però è con noi come dice Lui stesso fino Io sono con voi fino alla fine del mondo e Marca, Marta allora risponde Gesù dice credi questo gli dice Marta sì o oh Signore io credo che tu sei il Cristo il figlio di Dio che viene nel mondo. Fermiamoci un attimo su questo verbo io credo. È un, un perfetto greco, ecco, che indica un'azione iniziata nel passato e che perdura nel presente. Vedete con un verbo con un solo verbo l'evangelista ci indica che Marta aveva già fatto un lungo cammino di fede, aveva creduto e crede ancora oggi, ma questa fede, eh, grazie a Gesù, viene aumentata. E a questo punto lei dice, sì, o oh, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, che viene nel mondo. È una proposizione eh, completa che, che trasmette una fede incondizionata in Gesù come il Cristo, il Messia, e Gesù non l'aveva mai detto apertamente, però Marta ci arriva. L'aveva detto, come, abbiamo, come ho detto prima, con accenni alla Sacra Scrittura, con certe formule profetiche che Gesù si attribuisce a se stesso, ma qui Marta arriva a una fede quasi perfetta in Gesù come Cristo, come Messia, come figlio di Dio che viene nel mondo quindi qui c'è tutta la sacra scrittura antica tutte le promesse Marta crede che finalmente queste promesse antiche si sono realizzate in Gesù di Nazareth figlio di Maria e figlio di Giuseppe allora ho già detto un po della fede parliamo oggi un po della fede la fede non è mai un un qualcosa di acquisito eh, in modo completo in modo eh, costante so, la fede, la fede eh, il cammino di fede eh, lo vediamo soprattutto attraverso le prove della vita e possiamo vedere la fede di Abramo ecco che, che è padre fe, nella fede di tutti noi, anche non ebrei. E Abramo ha avuto tante prove, eh, una più, più grande dell'altra, più difficile da superare dell'altra, fino a quella del capitolo 22 della Genesi, quando Dio gli chiede addirittura di sacrificare il figlio della promessa. Quindi Abramo ha creduto, nella bontà di Dio perché lo conosceva, anche in un momento in cui Dio non solo sembrava voler fare il male ad Abramo, ma sembrava anche andare proprio contro anche le sue stesse promesse che aveva fatto ad Abramo, cioè quella di questo figlio che sarebbe stato l'antenato del Messia. Ecco, e, e quindi vedete che la vita di fede è un cammino. Eh, Gesù ci dice se aveste mh, tanta fede, come una fede grande come un granello di senape, potreste dire a questo monte, eh, alzati e, e gettati nel mare. <ride> Vuol dire che abbiamo poca fede. Gesù delle volte si lamenta, gente di poca fede. E però vediamo nel Vangelo di Giovanni, ma anche negli altri Vangeli, che Gesù fa una, una, ha una pedagogia per quanto riguarda la fede, un po' per tutti. Ecco, i Galilei li rimprovera perché se non vedevano i segni non, non credevano. I Giudei addirittura lo contrastano e discutono e non credono. I discepoli, abbiamo visto nel... Nella pericope precedente, che i discepoli lo chiamavano ancora rabbi, mentre, mentre le sorelle di Lazzaro lo chiamavano signore, che è un titolo più onorevole che non rabbi. Però Gesù, nella pericope precedente, diceva che Dio avrebbe, si sarebbe glorificato e avrebbe glorificato il figlio di Dio. Gesù vuole essere chiamato figlio di Dio perché lo era e giustamente bisogna arrivare a quella fede lì. Ecco. E Gesù questi, questa pedagogia sul tema della fede lo usa. Eh, lo usa tante volte, abbiamo visto anche al capitolo quarto, eh, l'episodio del funzionario regio che aveva quel, quel figlio che stava per morire, e si recò da Gesù e lo pregò di scendere a guarire suo figlio perché stava per morire. Gesù gli disse: Se non vedete segni prodigi, voi non credete. Eh, ma il funzionario del re insistette, Signore, scendi prima che il mio bambino muoia. Gesù gli risponde, Va, tuo figlio vive. Quell'uomo credette alla parola che gli aveva detto Gesù e si mise in cammino. Ecco, l'Evangelista ci, ci, ci tiene a dirci che l'uomo credette alla parola. Ecco, Gesù in questo breve dialogo lo vuole far arrivare proprio lì così come anche Marta, ecco, con Marta Gesù ottiene una professione di fede completa. Io so che tu sei il Cristo, il figlio di Dio che deve venire nel mondo. Ecco, sono poche le professioni di fede di questo tipo, così alte, così sublimi. Forse eh, dopo l'episodio dell'incredulità, quella di Tommaso, che dice eh, mio Signore e mio Dio addirittura. Ecco. Anche San Paolo ci dice che il nostro eh, San Paolo che non ha mai conosciuto di persona Gesù, però eh, si era convertito eh, e aveva creduto al Vangelo. E Quindi, come ho già detto, la, la fede non è un possesso acquisito, ma si cammina, come dice San Paolo, di fede in fede e poi dice nel Vangelo si rivela la giustizia di Dio di fede in fede cioè e, il Vangelo non è una cosa morta, è una cosa viva e attraverso il Vangelo si rivela sempre di più anche di fede in fede la persona di Gesù ecco, perché non tutti hanno eh, nel cuore, lo diciamo sempre che Gesù è il Cristo eccetera, il figlio di Dio, però quando ci capita un'esigenza un molto grave come quella del funzionario regio oppure come quella di Marta e Maria, chi è che di noi ha una fede come questi due personaggi? Ecco non è facile. Il funzionario Regio crede alla, par alla, alla parola di, di, di Gesù, crede, non è mica poco. Eh? Provate a pensarci se succedesse vicino a voi una cosa del genere. E va a casa e trova il figlio guarito dalla parola di Gesù, senza imposizione delle mani, senza preghiere, da lontano. E... E così anche oggi Marta col breve dialogo di Gesù si arriva a una professione di fede molto elevata. E ricordiamo sempre che tutto questo nasce anche dall'amore. Ecco l'evangelista ci dice con quel verbo agapao che Gesù amava molto Maria, Marta e Lazzaro. Quindi non si può eh, staccare la fede dall'amore che abbiamo verso, verso il Signore, sono due cose che concorrono e vanno insieme. E, e questa grande fede di questi tre fratelli, tutti e tre, Ecco, Maria, Marta e Maria, Gesù li amava non perché erano più belli, più bravi, più intelligenti, li amava molto, eh, anche a livello umano, ma anche come figlio di Dio, perché si fidavano di lui, perché avevano fede. Marta arriva a una confessione di fede molto alta, come ho già ribadito più di una volta, bisogna rileggerle quelle parole lì di Marta. E... <coughs> E quindi il Vangelo di Giovanni, eh, per concludere questo spunto, ci fa vedere eh, successivamente eh, la strategia di Gesù. Ecco, comincia con dei segni a Gerusalemme che non sono identificati. L'Evangelista ci dice che faceva molti segni e molti giudei credettero a lui. Però poi ci sono altri, il libro dei segni, come lo chiamano anche gli studiosi, che sono in progressione. Eh, L'ho già detto, la guarigione del paralitico, poi un, una guarigione ancora più eh, sbalorditiva, quella del ciconato, una malattia congenita. La gente diceva, infatti, eh, non si è mai udito eh, che qualcuno abbia aperto gli occhi. A un cieco nato, questo è il cieco che lo dice a dir la verità. E poi c'è la resurrezione di Lazzaro, che è uno degli ultimi segni che farà Gesù a Gerusalemme, che è il segno più grande che un uomo di Dio può dare, la risurrezione più grande di quello non ce n'è. Ecco, poi eh, rispetto a um, un altro spunto rispetto alla resurrezione. C'era un lungo cammino perché Giobbe, che sembra essere vissuto molti secoli prima di Cristo, forse nel, al tempo di Mosè, eh, Giobbe nella sua angoscia eh, capisce che la, la teoria della retribuzione non funziona e presume la resurrezione. Se non c'è un premio per, per, un, per, un gius, per i giusti, Giobbe dice tutto inutile: siamo come degli animali, andiamo tutti allo Sheol, buoni e cattivi, schiavi e liberi, eccetera. E presume non solo la resurrezione, ma anche l'esigenza di un mediatore e tante altre cose che si, eh, che si, attueranno, si, si attueranno pienamente nel Nuovo Testamento. Poi c'è Davide nel 1000 avanti Cristo che, avendo avuto per i suoi discendenti delle promesse eterne, capisce che, 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 che la morte non lo poteva separare da Dio. Dopo aver vissuto con Dio tutta la vita, ha pensato e avendo avuto quelle promesse, dice: Non lascerai che il tuo santo veda la corruzione, mi insegnerai il sentiero della vita. Gioia piena al tuo cospetto, felicità senza fine alla tua presenza. Ecco, Quindi siamo mille anni prima di Cristo. Poi c'è Isaia che parla della risurrezione e poi ne parlano i profeti che sono vissuti intorno agli anni dell'esilio a Babilonia, quarto, quinto secolo avanti Cristo. Quindi Marta si rifà a queste profezie, come abbiamo visto. E anche il Coelet, che è un libro abbastanza, eh, abbastanza laico, ecco, però, nel Coelet dice che Dio ha messo nel cuore dell'uomo la nozione di eternità, e questo è proprio vero. Ecco, lo vediamo anche dalle pazzie dei grandi dittatori che avevano conquistato quasi tutto il mondo e si credevano immortali. Ecco, in modo sbagliato, però c'è sempre nell'uomo questa nozione di eternità, ecco, che sia una fantasia, un sogno, però c'è questa nozione anche nei non credenti che Dio ha messo nel cuore di ogni uomo. Ecco. Però poi eh, viene Gesù e. Ecco, eh, 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 la morte di Gesù e la sua risurrezione è la prova, eh, è il fatto provante che Dio può tecnicamente, scusate il termine, eh, risuscitare le persone. Non è solo la, la, la risurrezione di Lazzaro che poi è morto come tutti gli altri uomini. Ma la risurrezione di Gesù è una risurrezione che dura per sempre, è una risurrezione eterna. E Dio ha dato una prova concreta di quello che dicevano, un anticipo ci ha dato di quello che dicevano i profeti, ci ha dato un anticipo. Nella risurrezione di Gesù sono compiute tutte le promesse rispetto appunto alla vita eterna, alla nozione di eternità che Dio ha messo nell'uomo e a tutte le promesse antiche, e anche si dà giustizia a quei grandi santi come Giobbe e Davide che hanno creduto che Dio non poteva abbandonarli dopo aver vissuto tutta la vita con Lui nella fede, Dio non, può, non avrebbe potuto abbandonarli e hanno presunto e avevano ragione la risurrezione. E quindi la risurrezione del Signore... Ecco, che è stata anticipata tante volte nella Sacra Scrittura Antica, dai profeti, è la verità, è la verità della rivelazione, cioè delle promesse antiche, della Sacra Scrittura, della Bibbia. E, e quindi, se non crediamo alla risurrezione, casca tutto, però c'è qualcuno. Proprio l'Evangelista Giovanni che ci dice, ciò che noi abbiamo toccato, ciò che noi abbiamo visto, il verbo della vita, ecco, ci sono dei testimoni che hanno visto Gesù risuscitato per una risurrezione eterna e questi testimoni continueranno a parlare attraverso i loro scritti, i loro Vangeli, fino alla fine del mondo. Pace bene a tutti e buona giornata.